Buonasera, sono Mario D'Onofrio, consigliere nazionale Federgeometri. Un saluto da parte del presidente nazionale Tiziano Pacotto, che si scusa con tutti i presenti e a tutti gli intervenuti, ai giovani presenti, ai relatori che mi hanno preceduto ed a coloro che interverranno, porgo il mio saluto. Il tema del convegno, il GIS e i beni architettonici, è particolarmente sentito e va dato atto agli organizzatori del convegno ed in particolare al professor Grimaldi che egregiamente lo ha condotto e moderato in questi giorni. Va dato atto altresì a chi a tutti i livelli gli hanno dato l'opportunità e gli hanno consentito di esprimersi appieno. Non è cosa da poco conto. E mi riferisco al professor Dababbo, che segue tutto un po' con ala vigile, e dalla stessa Università di Bari, con tutti i distinguo del caso, che nella persona del Rettore Magnifico, almeno ufficialmente, persona illuminata, ha dimostrato la giusta sensibilità per una scienza come la fotogrammetria nelle sue articolazioni diretta, inversa e comunque applicata e restituita, che oggi è divenuta strumento di riferimento anche con l'ausilio delle nuove tecnologie analogiche e digitali, quali computer, GPS, scanner, con tutti i limiti del caso, i nuovi software, in un concetto di rilievo che nella sua eccezione più importante, in sostanza, va integrato con i GIS e i SIT. Ritorno al tema, quindi la cultura della fotogrammetria, pur nella ristrettezza delle risorse messe a disposizione alle e dalle università e la ricerca universitaria, non solo e sempre ai fini dell'applicazione concreta, è auspicabile che ci possano, e ci sono tutti i presupposti, essere ampliata ed implementata con indirizzi e corsi universitari specifici e nel contempo procedere a orientamenti scolastici e professionali nelle scuole superiori mediante anche una maggiore visibilità ed incisività nei testi scolastici correlati alla grande importanza che questa scienza e questo settore hanno avuto ed hanno a tutt'oggi, in particolare oggi. Da sempre noi geometri il concetto del rilievo, diversamente articolato, lo abbiamo nel nostro DNA. Qualcuno che ha fatto la, greco sicuramente già nell'etimologia della parola sa individuare il senso. E quindi di questo noi ne facciamo motivo di vita professionale. Unanimemente ci viene riconosciuto il fatto che siamo i principali operatori sul campo. Operare sul campo significa operare sinergicamente con chi dall'altra parte, non vorrei fare l'errore di quell'aneddoto che è stato raccontato all'inizio del dibattito di ieri da parte del professore con la questione dello strumento e di chi sapeva leggere e scrivere. Siamo nell'università e quindi il superamento della logica autoreferenziatrice delle università evidenzia la non più procrastinabile nuova maggiore interazione con le realtà circostanti della società. L'università come laboratorio culturale a cui si formano gli elementi produttivi della società porta alla sempre maggiore collaborazione tra università, scuola e aree professionali ed imprenditoriali, le attività produttive, le strutture e le realtà territoriali, in qualche modo alla integrazione. L'accettazione di queste ragioni e il superamento in parte obsoleto della classe docente, con studenti aggiornati e coerenti ai tempi, porterà ad allargare il processo di formazione non solo nelle università, ma anche nelle scuole secondarie, in quel processo, come dicevo prima, di integrazione e sinergia in atto. Il rilievo su base fotogrammetrica ed il rilevamento dei beni architettonici, archeologici e di interesse generale rappresenta una via maestra, oltre alla collaborazione con la realtà,
imprenditoriali di settore di cui noi geometri siamo supporto logistico e per i giovani che pur nella polivalenza intellettuale, mediante corsi di specializzazione a vario livello, nel settore della fotogrammetria rappresentano sbocchi di impegno professionale e specialistico. La partecipazione al nostro recente convegno di studio tenutosi al SAE di Bologna nella sala congressi della Fiera il 17 ottobre ultimo scorso da parte del professor Grimaldi ci ha consentito come Federgeometri nazionale di evidenziare la necessità di maggiore interazione con le realtà universitarie anche con la realizzazione di corsi in cui la fotogrammetria applicata possa costituire motivo di acculturamento abilitativo, di specializzazione dei giovani ed orientamento del geometra verso i corsi di laurea specifici. E chiudo. Un aumento della sensibilità con consensi, con convegni di studio che in qualche modo creano interesse e consenso verso questa materia, stage pratici, rappresentano il veicolo formativo in un contesto di formazione a cui noi crediamo, inteso come formazione permanente dei professionisti, che si colloca nell'alveo di quella sinergia tra realtà professionali, la scuola-università, a cui ognuno di noi si deve adoperare per reciproca soddisfazione culturale, programmatica e attuativa professionale. Grazie.